Buonasera cari amici, care amiche soprattutto, qui è Giorgio Pagan con Ciro Cuzzolin alla regia e Filippo Battistella al supporto tecnico, poi sentirete anche la sua voce perché quest'oggi non c'è il mio collega Enrico Michelino che è malato, bruttissime malattie ci sono in giro qua a San Donà, sono passato da casa sua, c'era l'OMS che circondava la sua abitazione. Insomma, situazione veramente grave. Quello che importa però è che qui con noi c'è un ospite d'eccezione, c'è il capitano del rugby San Donà, c'è il giocatore che l'anno scorso, per chi ci seguiva già allora, è stato il nostro primo atleta ospite in trasmissione, c'è insomma Mauro Di Maggio. Buonasera a tutti. Mauro Di Maggio, possiamo dire ormai bandiera del rugby San Donà, perché da noi fin dal 2008, se non sbaglio. Dal 2008, sì. Perfetto, l'ho azzeccata. Anzi adesso è ancora più dura per me perché non c'è Rigo che mi corregge, quindi potrei dire cavolate veramente a profusione. Comunque, dicevamo, San Donato 2008, capitano dal 2011. Capitano dal 2010-2011. Quindi se c'è qualcuno che può raccontare la storia recente del rugby San Donato è Mauro Di Maggio. 186 cm di altezza per 100 kg più o meno. Sì, dai, più o meno. Siamo lì. Scusate, un avanti. Quindi diciamo è nel reparto che più rende orgoglioso i biancocelesti quest'anno, come anche nella storia del rugby sandonatese e del rugby internazionale per quanto riguarda l'Italia sicuramente. Su questo il rugby sandonà è pienamente inserito nel panorama nazionale. Mauro, parliamo di te. Questa stagione come sta andando per te personalmente e poi per la squadra secondo te? Una stagione, l'ho già detto anche in un'altra intervista, è una stagione positiva con qualche rimpianto, nel senso che abbiamo chiuso un girone d'andata facendo totalizzando una buona mole di punti e buttando via però qualche partita qua e là. Comunque hai detto positiva, tu il 6 glielo dai alla tua squadra fino adesso? Sì, sì, anche un 6, anche qualcosetta in più. Bene, allora adesso parliamo delle cose cattive, ovvero di quello che è successo. Sparo subito i grossi calibri, poi magari alleggeriamo, ma ci leviamo il peso dallo stomaco. Parliamo di quello che è successo sabato scorso. Per chi non era allo Stadio Pacifici, per chi non ha seguito, il San Donà si è preso una bella ripassata, consentimi il termine, un 35-3 in casa, quando l'anno scorso tra l'altro non è andato così male, visto che avevamo perso di 3 punti, se non sbaglio, sempre contro il Calvisano stiamo parlando, scusate. Quindi San Donà-Calvisano 3-35, cosa è successo? Allora, è successo che quando si gioca contro una squadra preparata, come può essere una delle... la prima della classe, che possa essere Rovigo, in questo caso è stato Calvisano, e non bisogna sbagliare, non si può sbagliare niente, perché hai primissimo errore, una squadra matura, esperta, punisce, e noi siamo stati puniti in maniera abbastanza visibile dall'inizio alla fine. Se ti dico che non c'eravate con la testa fin dal riscaldamento, cosa mi rispondi? Dico che hai ragione, nel senso che comunque si è visto subito che mancava dell'attitudine, che la squadra in generale non era concentrata per confrontarsi contro una squadra comunque di livello, e i risultati sono davanti agli occhi di tutti. E adesso, super concentrazione per Prato, avete già smaltito le scorie o state ancora pensando agli errori commessi? No, sicuramente uno deve guardare avanti, e cosciente però del fatto di non rifare gli errori che ha fatto prima. Questo è il comportamento di una squadra matura. Noi ci stiamo lavorando, ci stiamo arrivando, speriamo che di non ricadere più negli errori che abbiamo già fatto e che ogni tanto continuiamo a fare. Allora, complessivamente tu hai detto che comunque è positivo il bilancio fino adesso, rischia quindi di non essere più così tanto positivo se San Donà fallisce quelle 3, 4, 5 partite che deve fare sue in questo girone di ritorno. Su quelle tu comunque penso che da capitano sei fiducioso. Ovviamente San Donà deve andare a fare il risultato. Allora, partiamo dal presupposto che questa squadra se gioca al 100% può dare del filo alla torcia a tutti quanti.
E lo ha dimostrato, per esempio, vincendo contro Prato in casa alla seconda di andata. Che si chiami Rovigo, che si chiami Prato, che si chiami Calvisano. Ovviamente ci sono squadre più organizzate all'interno di questo campionato, però se San Donà gioca al 100% e un pochino magari di là c'è qualche errore in più, causato proprio magari dal fatto che San Donà gioca al 100%, si guardi Mogliano, in cui c'è stata una grossa pressione, hai visto una squadra comunque molto Mogliano era molto in difficoltà a un certo punto. Il San Donà, scusami, deve quindi riuscire a cercare di dare il massimo, è una questione mentale, deve assolutamente dare il massimo. Se dà il massimo può essere competitiva con tutti e può veramente giocarsela con tutti. Qua chiudiamo il primo intervento con Mauro Di Maggio, delle parole decise e sicure. Ci sentiamo fra pochi minuti, sempre con Area di Meta. E rieccoci qua con Area di Meta, con Mauro Di Maggio, qua è Giorgio Pagan, a mio fianco finalmente Filippo Battistella, in regia Claudio Cozzolina, e abbiamo appena ascoltato i Kiss, il mio gruppo rock preferito. Anche il tuo, vero Mauro? Decisamente sì, ecco, uno dei miei preferiti sicuramente. Questa è la prima delle tre canzoni che hai scelto, o quattro, quante ne hai scelto? Quattro canzoni che riusciamo a mandare in onda, questa è la prima. Insomma, sei tu quello che decide di mettere prima la partita, prima della partita manda i dischi, cos'è, art metal? Sì, come si normalmente dice? Sono io. Non tutti apprezzano, però normalmente sono io che decido. Ma se io dico palinsesto musicale Mauro Di Maggio metallaro, cioè tu mi dici è vero? No, appassionato di musica hard rock, metal, rock, di musica in generale, però particolarmente sul genere, però metallaro, insomma. Ma tipo, non lo so, a 17 anni hai avuto un periodo quando andavi in giro con le catene, cose così? No. Sì, beh, sì? Insomma, con le catene no, però non a 17 anni, in realtà a 17 anni ero molto più tirato, ero molto più fighettino di come quindi, sono niente, adesso. Capelli lunghi anche tu? Sì, no, ho avuto i capelli lunghi. C'è una foto bellissima che gira su internet. Lo sapevo che hai i capelli lunghi, cioè sembrano quelle foto quando fanno vedere nei film tipo anni 80, come si era. E hai i capelli lunghi biondissimi. Sì. Allora sì, racconta sì, il perché di questo. Ai tempi era una moda un po' in tutta la mia compagnia, tutti avevamo il capello lungo, sempre spettinato, insomma, comunque. E poi chi ti ha fatto mettere la testa a posto? Se devo dire la verità, io ho cominciato a tenere i capelli corti nel momento in cui a Reggio Emilia sono stato matricolato. Okay, mi hanno tagliato il ciuffo davanti e io ho tenuto i capelli lunghi dietro, rasati davanti per un anno intero. Ero bello, lo stile Manciù, quello che andava forte nella Cina dell'Ottocento, esatto. Bellissimo. Ma le ragazze apprezzavano un sacco, immagino. È stata una strage di cuori. Questo dove, scusa? A Reggio Emilia. Prima di arrivare a San Donà e poi da là. Il tuo primo club importante. Giusto? Sì, beh, insomma, direi è stata una bella esperienza, quello sicuramente. E questo mi permette di agganciarmi appunto alle origini rugbistiche di Mauro Di Maggio. Già un anno fa ne abbiamo parlato, sì. Però magari un ripassino non fa male. Tu sei dell'86, sì. E hai iniziato tardi a giocare a rugby, vero? Sì. Tu vieni dal calcio, se non sbaglio. No, io vengo da... ho fatto una prima marea... stupidaggine della serata. Ho fatto una marea di sport, ho fatto sollevamento pesi, ho fatto hockey su pista, ho fatto scherma, perché comunque da dove vengo c'era una grossa tradizione. E poi a 19 anni, circa 18-19 anni, ho cominciato ad avvicinarmi al rugby. Più che altro perché è nata la squadra dove abitavo. Lì a Vercelli. Esatto. E da allora sei cresciuto, hai visto la Serie C, la Serie B, la Serie A1. A2, A1 e l'eccellenza. E hai vissuto la grande stagione della promozione 2011-2012, esatto, del rugby San Donà, quando è arrivato in eccellenza. Cos'è che ti ha fatto amare tanto il rugby rispetto agli altri sport? Ma io, se devo dire la verità, sono sempre stato appassionato. Ho visto quando ero più piccolino una partita in televisione, sono sempre rimasto affascinato da questo sport, che però non ho mai potuto praticare per impossibilità, perché alla fine quando si è magari molto piccoli, si hanno due genitori che lavorano, non si ha la possibilità di prendere e chiedere ai propri genitori di fare 40, 50, 60 chilometri per raggiungere un paese in un'altra provincia per poter giocare a rugby. Quindi ho dovuto aspettare. Cioè, la passione c'è sempre stata. Beh, d'altronde hai detto che eri uno schermidore, quindi gli sport di contatto erano già nel... Sì, beh, diciamo che la scherma non era proprio il mio sport, adesso, sinceramente, siamo molto lontani. Ok, non eri un mastino, te lo cavi meglio nel rugby, insomma. Sì, beh, insomma, per quanto uno se la possa cavar bene...
Senti, utilizziamo quest'ultimo minuto e mezzo per un paio di facezie. Sì. Poi ti avremo anche per un ultimo intervento, speriamo. Anche perché ricordiamo, i rugbyisti sono sempre sottoposti alla ghigliottina della multa se arrivano in ritardo all'allenamento. Allora, sei piemontese, sei qui in Veneto da 6 anni. Sì. Meglio Piemonte o meglio il Veneto? No, io mi sono ambientato bene in Veneto, mi piace stare qua. Quindi abbasso il Piemonte? No, lanciamo questo titolo. Allora no, abbasso il Piemonte no, però devo dire che io qua sto molto bene, devo dire la verità. Beh, quindi, hai trovato anche l'altra metà del tuo cielo, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. Che quindi, colgo l'occasione per salutare. Perfetto, allora, Stranamore, trattino Aria di Meta, il nuovo formato del programma. Beh, siamo veramente contenti che tu ti sia ambientato bene, questo fa onore alla nostra cittadina. E poi nell'intervento che verrà ritorneremo a parlare di cose difficili, ovvero che futuro secondo te ha il rugby Sanonà, perché adesso è un momento un po' diciamo di troubles, si può dire, sì, usando una parola diciamo inglese, c'è un po' di maretta in giro, ma in tutto il mondo rugbyistico italiano, e il Sanonà, essendo in eccellenza, è pienamente dentro. Filippo, tu li vedi dal campo, come li hai visti l'ultima partita? Beh, l'ultima partita, come avete detto prima, forse erano, non erano proprio convinti di potersela giocare già dall'inizio. E già durante il riscaldamento c'era un'atmosfera un po' ilare. Insomma, sai che, sai che possono essere più cattivi, insomma. Sì, li abbiamo visti e sappiamo che possono esserlo, soprattutto quando ti picchiano, Pier. Perfetto, allora fra pochi minuti il terzo intervento con Mario Di Maggio. Buonasera cari amici, siamo qui per il terzo intervento con Aria di Meta, dimenticate di dire anche cari amiche, siamo sempre con Mauro Di Maggio, capitano dell'amatori rugby Sanonà. Prima stavamo introducendo un discorso che adesso continuiamo, stavamo parlando dell'assetto del rugby Sanonà, tu hai visto, dell'assetto dell'eccellenza, scusami. Mauro, chiedo un po' il tuo parere, tu come dicevamo prima, hai visto un po' tutto il percorso delle serie nazionali, dalla serie C alla maggiore serie nazionale. Penso che tu ti sia fatto un'idea di che cos'è il movimento nazionale e di che cosa diventerà, perché tanto per essere chiari con gli ascoltatori, il fatto che la Pro 12, la Celtic League è in difficoltà, ovvero i club gallesi, irlandesi non sembrano più voler partecipare alla prossima edizione, questo getta poi a caduta scompiglio in tutto il movimento nazionale. Secondo te che direzione si sta prendendo? È difficile, nel senso che in Italia non bisogna nascondersi secondo me dietro un dito, il rugby è uno sport che sta, anche se crea interesse a livello nazionale, comunque sui club fa fatica, e sicuramente il fatto di non partecipare, se il prossimo anno non si parteciperà più a una a un campionato come quello che può essere il Pro 12, non sarà un bene ai fini del movimento, sicuramente, perché si vedranno partire tutti i giocatori che sono di interesse nazionale, sono destinati a partire per le altre, per altre squadre, per altri paesi, e questo secondo me non gioverà neanche ai piani più bassi, quindi all'eccellenza, e dall'eccellenza poi un effetto poi su tutto il movimento. Voi giocatori questa incertezza la sentite, l'avvertite? Tra l'altro, scusami l'intervento, quello che stai dicendo si sta già in parte realizzando, perché è notizia di questi giorni che Alberto De Marchi, il sannonatese pilone della nazionale, ha fatto le valigie ed è partito per Tolone, per un club del top 14, tra l'altro quarto in campionato, quindi al top del rugby nell'emisfero nord, si può dire. Auguri ad Alberto De Marchi. Complimenti. E tantissimi complimenti, tra l'altro veramente un signore. Prima di partire, la settimana sabato scorso, è venuto allo Stadio Pacifici a salutare amici, pubblico e tifosi, prima della sua avventura francese. Prego. Diciamo che noi non è che noi dovremmo stare al di fuori sicuramente delle faccende, noi dovremmo solo pensare a giocare. Sicuramente lo scenario di una non partecipazione di alcune squadre, di una squadra al campionato di Pro 12 crea degli scenari un pochino ambigui all'interno anche dell'eccellenza, quindi noi non ce ne dovremmo preoccupare, però giustamente c'è poco da fare. Se ne parla e quindi è normale che magari anche
anche le società siano preoccupate, la preoccupazione che passa da, poi passa dalla società agli allenatori, dagli allenatori ai giocatori. Però dobbiamo, tra virgolette, noi cercare di estraniarci, pensare a giocare, pensare a fare dei risultati e poi quello che sarà sarà. Anche perché, guarda Mauro, questa è la mia opinione, e proprio perché non sappiamo ancora che assetto avrà l'eccellenza, essere il più in alto possibile nella classifica finale potrebbe risultare fondamentale per il futuro dell'amatori rugby Sandona, cioè della squadra senior. Assolutamente. Mentre l'assetto fortunatamente della giovanile è comunque garantito dalla separazione delle società, per la squadra senior arrivare il più in alto possibile. Il presidente la scorsa puntata ha detto addirittura sesta posizione, a quello bisogna puntare, e sì, insomma, è fondamentale per voi giocatori. Condividi quindi appieno questa lettura? Assolutamente, noi dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile. Lo dissi l'anno scorso parlando di quest'anno, che non volevo sentir parlare di salvezza, non voglio sentirne parlare adesso. Dobbiamo puntare a fare il meglio possibile, che sia il sesto, che sia il quinto, che sia un numero di punti che ci prefissiamo come obiettivo, però dobbiamo cercare di fare più che possiamo per fare il meglio possibile. Senti Mauro, volevo chiederti qual è la partita che non vuoi sbagliare in questo girone di ritorno, quella che vedi veramente, come dire, col sangue negli occhi? La partita con le... ci sono due partite a cui io tengo particolarmente, che sono la partita contro le Fiamme Oro in casa e la partita con Mogliano. Ci tengo particolarmente perché il derby con Mogliano, perché tra l'altro all'andata per un infortunio non ho potuto neanche essere in panchina, ero in panchina come porta acqua. E le Fiamme Oro perché andata malissimo, e le Fiamme Oro perché è sempre una partita, è andata male là, ma quella è una partita comunque per me che ha sempre un sapore particolare. Quindi concludendo, tutto il pubblico invitato alla quart'ultima, se mi ricordo bene, giornata di campionato, ma anche prima, a vedere le ultime 5 gare in casa, anzi 4 gare in casa, che mancano al rugby Sandona. Un saluto a tutti. Mauro, vuoi salutare qualcuno? Saluto tutta la mia squadra, la mia ragazza e tutti quanti. A presto! Rieccoci qua, cari amici, qua è Giorgio Pagan, mi hanno lasciato solo. E è arrivato un altro ospite, quindi doppio ospite questa serata. In realtà non sono solo, volevo dire che è uscito dallo studio Filippo Battistella ed è entrato Alessandro Corbetta, avvocato, procuratore. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Stavo dicendo appunto procuratore, naturalmente di giocatori di rugby, si dice così, procuratore di giocatori? Sì, per il termine esatto è mandatario FIR. Boh. Però sì, di fatto è un procuratore. Mandatario FIR, me lo ricorderò. Tu sei qua stasera per parlarci di te e soprattutto per parlarci di quello che accadrà esattamente fra una settimana, giusto? Mercoledì prossimo? Esattamente. Dove, quando, come, cosa? Stiamo lanciando fondamentalmente il primo programma di motricità infantile per bambini dai 2 ai 5, 6, 7 anni, in realtà 6 anni. È un programma che nasce nel 2006 in Inghilterra, si chiama Rugby Tots, è stato importato in Italia a maggio dell'anno scorso, quindi meno di un anno fa. Quindi quasi 10 anni fa è nato in Inghilterra. Esattamente, tra l'altro ci sono anche dei illustri giocatori della nazionale di rugby che hanno mandato i propri figli a presi corsi insomma nel Regno Unito. E questo che verrà aperto a Sandona è il sesto centro. C'è Bologna, è stato aperto prima a Napoli, due a Napoli, poi Milano, Torino, Bologna, Udine, questo è il sesto, e poi la prossima tra due settimane ci sarà l'inaugurazione del settimo centro a Padova. Quindi se ho capito bene, fra una settimana, mercoledì prossimo, a Sandona non sarà un evento unico, ma sarà una vera e propria inaugurazione. Sarà l'Open Day di Rugby Tots a Sandona di Piave. Dove? Palazzetto dello Sport Barbazza, dalle 15 alle 17. E come si svolgerà questo pomeriggio, quindi? Tendenzialmente presenteremo quello che è il programma di base, che ripeto è un programma di motricità infantile. Divideremo i bambini a seconda di quelle che sono le fasce di età. Primo corso dalle 3 alle 4 per i bambini dai 2 ai 4 anni. Poi dalle 4 alle 5 saranno i bambini dai 4 anni in su, quelli un po' più vecchi, diciamo. E ovviamente il primo corso sarà orientato su quelle che sono lo sviluppo di competenze di base, quindi agilità, coordinazione e l'equilibrio. Il secondo corso invece
per quanto riguarda i bambini un po' più grandi, diamo assodate comunque tutta una serie di capacità motorie di base. Insomma, sanno camminare. Esatto, esattamente. Quindi abbiamo progettato tutta una serie di giochi e di attività per insegnare i bambini a trovare lo spazio, a passare la palla ovviamente indietro, a segnare una meta ben lavorata e quant'altro. Verranno utilizzati per i bambini più piccoli dei palloni di spugna, per i bambini un po' più grandi verranno utilizzati dei palloni da rugby di misura 2, in modo che i bambini possano comunque abituarsi ad un peso e ad una sensazione di pallone adeguate a quella che è la loro età. Quindi, perché sai... Ci saranno, sì. Ricordo, scusami, interrompo, mi permetto di ricordare che ci saranno due ospiti di eccezione, che saranno due atleti nazionali italiani di rugby, che rispondono al nome di Alessandro Zanni e Michele Campagnaro. Due veneti, tra l'altro, due prodotti nostrani. Un veneto e un friulano, perché ci tiene particolarmente a sottolineare questo aspetto. È di Udine, hai ragione. E, quello che volevo dire è che molti genitori, perché alla fine a loro ti rivolgi, sì, potrebbero pensare, no, mio figlio è troppo piccolo, questa target di età non è troppo piccolo, ma in realtà tu mi dici che in Inghilterra questa cosa c'è già dal 2006 e la cosa sta avendo successo. Quindi. Assolutamente un grandissimo successo. Ci tengo a sottolineare. Quindi non è mai troppo presto, si può dire. Assolutamente no. Assolutamente no. Ci tengo a sottolineare che non è previsto alcun tipo di contatto fisico fra i bambini. È un programma che contempla tutta una serie di esercizi individuali, ovviamente fatti in gruppo, per cui sviluppando anche quelle che sono le qualità non solo fisiche, ma anche soprattutto psicologiche e sociali dei bambini, anche piccoli. Sto avendo moltissime adesioni da parte di genitori di bambini di 2-3 anni che ovviamente vogliono far sfogare i propri figli, e io ne so qualcosa perché ne ho due piccoli. Guarda, io non posso essere che d'accordo con te, perché guarda caso, parlavo proprio la settimana scorsa con un dirigente del Rugby Sandonà, mi diceva che un grosso problema del movimento nazionale è che i nostri giovani non crescono con quei movimenti automatizzati, con quella coordinazione che in altri paesi è data per scontata, proprio perché i ragazzi fanno più vita motoria, più vita all'aria aperta, più sport, fin dall'età più giovani, quando poi questi movimenti vengono proprio interiorizzati. La tua iniziativa quindi non può che capitare a fagiolo proprio su quello che stava dicendo. Assolutamente sì. Posso dirlo, Paolo D'Artora. Sì. Ah, ok. Io mi auspico onestamente, anche se ho già avuto un contatto, che possa venire in sinergia con Rugby Sandonà, nel senso che siamo due entità separate, ma evidentemente i bambini crescendo, svilupperanno tutta una serie di, come li chiamiamo noi addetti all'ambiente, skills di base, che poi i bambini, laddove gli dovesse piacere ovviamente il gioco del rugby, si ritroveranno in maniera inconscia quando andranno, mi auguro, a giocare a rugby vero e proprio presso la società del rugby Sandonà. Beh, diciamo che un bambino, un ragazzino sandonatese, prima o poi dovrebbe passarci per le giovanili del rugby Sandonà, è la gloria locale. Allora, ricordiamolo, prima della chiusura, luogo e ora. Mercoledì 26 febbraio, 15-17, Palasport Barbazza di Sandonà di Piave. A fra poco, con Aria di Meta. Eccoci qua di nuovo con Aria di Meta. Stavamo parlando con il nostro secondo ospite della serata, Alessandro Corbetta. Prima l'abbiamo introdotto brevemente, ma non adeguatamente. Abbiamo detto avvocato e mediatore FIRA, giusto? Mandatario FIRA. Sì, ma preferisco che tu lo chiami procuratore, perché di fatto è il procuratore. Così ci si capisce tutti. Assolutamente. Ma allora senti, intanto qual è il primo dei due mestieri? Tra avvocato e procuratore? Sì. Sempre comunque avvocato. Ah, bene. Sempre comunque avvocato, anche se il procuratore mi assorbe la maggior parte del tempo, però voglio ancora pensare che l'avvocato sia la mia professione principale. Se non sbaglio, tanto il procuratore è colui che, per essere chiari, prende come incarico tutta la parte contrattuale degli atleti, giusto? Come è nata questo tuo approccio, diciamo, al mondo rugbyistico? Come è nato? Ma devo dirti che da piccolo ho sempre avuto due sogni: quello di diventare avvocato e quello di diventare procuratore sportivo. Ah. Per cui quando c'è stato. Non astronauta o pompiere. No, è sempre stato questo. Quello di diventare avvocato, comunque, ovviamente ho seguito il corso di studi. La strada è pavimentata. Sì, no, dico, lì si sa cosa bisogna fare. Assolutamente. Per procuratore forse un procuratore, problema. Diciamo che era un'attività che avevo, un sogno che avevo comunque messo nel cassetto, e il cassetto l'avevo chiuso quando poi la federazione ha deciso di indire questo bando per mandatari FIR. Dove magari bisognava avere la laurea in giurisprudenza, quindi o neanche. Mi pare la laurea in giurisprudenza, sì, quindi non ricordo perché l'ho fatto nel 2003. Magari hai detto i titoli sono, vabbè, comunque no, 11 no, anni fa ormai. Sì, 11 anni fa io partecipai al secondo bando, uh-huh, e da lì poi di fatto ho passato il primo esame e poi ho iniziato ad avere, insomma, l'approccio al mercato, che poi è quello che conta alla fine.
Ma senti, parliamo un po' della nostra realtà. A San Donà i giocatori sono interessanti? Sono... Beh, sicuramente se qualche giocatore è molto 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 interessante. Tanto per essere chiari, tu hai, mi hanno detto degli atleti anche di primaria grandezza. Parisse può essere? No, Parisse no. Parisse no, me l'hanno detto sbagliato. No, Parisse ti hanno detto sbagliato. Zanni e Campagnaro sì. Alessandro Zanni, Michele Campagnaro. Di cui avevamo parlato prima. Lorenzo Cittadini, Duke McLean, ne ho pochini nella nazionale e un pochini alla Benetton e alle Zebre, insomma. E come lo vedi? C'è il pericolo di esodo con questi con questa appunto incertezza nel futuro? Sicuramente sì. Sì, scusami, ti ho interrotto. Sicuramente sì, perché non c'è certezza del futuro, non si capisce se la Celtic andrà avanti, non andrà avanti, nel caso in cui vada avanti quali saranno le due entità che vi parteciperanno, per cui è chiaro che in questa situazione di incertezza tutti i giocatori che hanno la possibilità di guardarsi intorno e di scegliere delle soluzioni alternative lo faranno sicuramente. Secondo te la soluzione migliore per il massimo campionato nazionale qual è? Ti sei fatto un'idea in proposito o ci staremo a vedere? No, secondo me il limite del nostro movimento rugbistico nazionale è quello di aver smesso di dare importanza al principale campionato italiano nazionale. E qua il mio collega Enrico, che stasera non c'è, probabilmente a casa si sta ascoltando e sta facendo la ora. Assolutamente, lo dico da tanti anni, non esiste una esperienza celtica senza un campionato che sia in grado di esprimere dei valori, dei talenti o che sia in grado di far crescere i giocatori che siano poi dopo 1-2 anni in grado di giocare in maniera importante nelle due realtà celtiche. Oggi la forbice, il gap è troppo ampio. Faccio un esempio: ho visto la partita di domenica in streaming Ospreys Treviso. Al di là del risultato, premetto che non è un mio assistito, quindi non devo assolutamente fare nessuna sviolinata. Però ho visto Enrico Bacchin, che tra l'altro è qui di San Donà, a mio avviso ha fatto un primo tempo egregio, nonostante gli Ospreys abbiano cominciato a martellare dal primo all'ultimo minuto del primo tempo, ha fatto un primo tempo egregio. È evidente che al 45esimo non ne aveva più, ed era evidente che non ne avesse più, ma non poteva non averne più, perché è abituato a giocare su altri ritmi e in un altro livello. E da qui comunque voglio fare i complimenti, perché ha fatto veramente molto bene. Un'ottima partita, nonostante, appunto, contestualizziamo, stiamo parlando di un Treviso che ha preso più di 60 punti, mi sembra, nell'ultima uscita in Celtic League. E Alessandro, adesso manca un minutino e ritornerei a bomba su quello di cui parlavamo prima, ovvero di quello che succederà mercoledì prossimo, che abbiamo detto nelle ore pomeridiane al Palazzetto dello Sport. Ci sarà Rugby Tots, giusto? Assolutamente, sì. Ovvero un corso formativo motorio per i bambini da 2 ai 6 anni. Esattamente. Dove sarà l'Open Day, l'evento inaugurale. Un'iniziativa che tu hai sottolineato è complementare, perché a quelli del rugby San Donà, della giovanile del rugby San Donà, cioè introduce i bambini al rugby. Su questa iniziativa è coinvolta la nostra cara amica Sara Boso, che ci ha anche scritto, giustamente. Assolutamente, in qualità di istruttrice. Non avremmo potuto sceglierne una migliore, più adeguata. Sara Boso, ricordiamo, è anche la speaker del Rugby San Donà. In questi Rugby Tots i corsi inizieranno giovedì 6 marzo, poi all'Enrico Fermi. Quindi l'Open Day mercoledì prossimo e poi dal 6 marzo i corsi all'Enrico Fermi. Esattamente. Allora, mancano pochi secondi, salutiamo ancora Alessandro Corbetta e diamo appuntamento a fra pochi minuti per l'ultimo intervento della puntata di Area di Meta. Cari amici, è l'ultimo intervento di Area di Meta per quest'oggi, per questa bellissima puntata. Filippo, abbiamo avuto ospiti veramente d'eccezione, abbiamo avuto il capitano del rugby San Donà, abbiamo avuto Alessandro Corbetta, procuratore di un sacco di giocatori importanti, ma non di Parisse, ho detto anche oggi la mia stupidaggine. Filippo, cosa dici? Direi che è il momento di dare rendiamo onore agli imprenditori che permettono a questo programma di essere realizzato. Allora, dato che è venuto il capitano Di Maggio, che probabilmente sarà ancora una volta, anzi senza probabilmente, sarà adottato per la opzione adotta un giocatore dallo studio dentistico Bex. Sì, lo studio dentistico sulla piazzetta di San Pio X, e poi a seguire l'agenzia viaggi Dedra, è piccolo il mondo, Total Rugby, il negozio di rugby di San Donà di Piave in via 13 Martiri, il Bar Roma, il Bar Roma lo conosciamo, in centro San Donà, il centro del colore è Filippo? In via Kennedy, di Barbara Pezzato,
Bravo, lavora anche il capo tifoso Pacifici Roberto Granzotto. Roberto Poppi Granzotto, esatto. Ti stanno preparando delle sorprese per la trasferta a Prato. Grandissime sorprese, hai ragione. Onore ai tifosi Pacifici, che sono il tifo organizzato del Rugby Sandana. Per concludere, Mocca Cicca Caffè, distribuzione e torrefazione di Franco Zanetti, e Caffè Dersut in zona pedonale, praticamente la favorita, esatto, sempre a Sandana di Piave. Filippo, parliamo un attimo di rugby. Oggi abbiamo avuto poco spazio, perché in realtà abbiamo parlato sempre dell'argomento rugby, ma non abbiamo parlato esattamente di quello che succederà, per esempio, in questo fine settimana. In questo fine settimana ricomincerà il Sei Nazioni. Venerdì 21 alle 8 di sera ci sarà Galles-Francia, con i francesi che hanno l'occasione di consolidare la loro posizione in vetta alla classifica a 4 punti insieme all'Irlanda. Sabato 22 inizia a interessarci ancora di più, perché alle 2:30 c'è Italia-Scozia. Italia-Scozia, diciamo, si sa, è lo spareggio, no? Sì, è l'unica che forse allo stato attuale delle cose possiamo permetterci di vincere. Anche perché siamo in casa e l'anno scorso dobbiamo vendicare una sconfitta dell'anno scorso al Murrayfield, dopo un bel inizio di Sei Nazioni, quando gli scozzesi, la nazionale del cardo, ci diedero una bella lezione di sport. Eravamo sulle ali dell'entusiasmo della vittoria ottenuta contro la Francia e loro ce li hanno subito ridimensionati. Sì, esatto, ci hanno dato una bella spuntatina alle penne. È importante vincere questa per non prendere il famoso cucchiaio di legno. Esatto, che tra l'altro, guarda, vabbè, mi devo informare, ma non mi ricordo mai se il cucchiaio di legno ce l'ha chi non vince neanche un incontro, o chi arriva... Se mi ricordi io, sì, non vorrei dire bazzanate. O no, o chi arriva... perché Ciro dalla regia dice che arriva ultimo. La prossima, il prossimo... neanch'io, ma forse ha ragione Ciro. Comunque la prossima puntata... oppure qualcuno ci può scrivere in questi 2 minuti che mancano, per così lo diremo in diretta sabato, sempre sulla pagina Facebook naturalmente di Area di Meta. E scusate, concludo, sabato 22 alle 16, dopo quindi Italia-Scozia, c'è Inghilterra-Irlanda. Beh, quale grande classico Inghilterra-Irlanda, quindi bianchi contro i folletti irlandesi, possiamo dire. L'Irlanda, ricordiamolo, è in testa alla classifica, l'Inghilterra invece ha perso per un punto alla prima giornata contro la Francia e si deve riscattare. Quindi questo è il panorama delle Sei Nazioni di questo fine settimana. Cosa c'è da dire ancora? Che è un fine settimana sportivo, ci sono anche le Olimpiadi da guardare. Tu cosa consiglieresti? Sai che adesso sta probabilmente pattinando Carolina Costa? Sì, ricordavo prima le tue frasi della settimana scorsa, speriamo che i sismografi siano ben parati. Sì, io sono cattivo, però in realtà è una speranza italiana. E domani alle 4 di pomeriggio, per chi questa sera non riuscisse a guardarlo, ci dovrebbe essere la seconda parte del pattinaggio di figura con la Carolina. Poi venerdì invece ci sarà ancora da guardare la staffetta femminile del biathlon. Oggi abbiamo vinto un bronzo con la staffetta mista, sempre nel biathlon. Bello, l'hai vista? L'hai vista la gara? Non li ricordo, sono tutti altoadesini comunque. Offer è stato l'ultimo frazionista, è stato Lucas Offer, quello che ci ha condotto alla vittoria. Bellissimo il biathlon, tra l'altro. Peccato oggi per il gigante maschile. Ma tu avevi speranze? Beh, dopo la prima manche, diciamo che con Nani... lì a pochi centesimi dal podio e Simoncelli sul terzo gradino dopo la prima manche, qualche speranza la coltivavo. Allora adesso guarda, stiamo chiudendo, ti chiedo, sabato all'1:15 di pomeriggio hai speranze per lo slalom maschile? La vedo dura, o serve un esploit come le ultime Olimpiadi di Razzoli la volta scorsa, però è difficile, sì, cioè, è difficile vincere, è ancora più difficile ripetersi come nazione, esatto. Insomma, quello è stato un oro che ci aveva salvato le Olimpiadi. Quest'anno sarà più difficile. L'Italia mi sembra che sia 21esima in classifica nel medagliere. Non abbiamo preso medaglie, ma non avendo ori. Non abbiamo oro, abbiamo 7 medaglie, 2 argenti. Bellissimo il bronzo di oggi. Vabbè, dai, ragazzi, sono state le Olimpiadi, sono sempre bellissime. Comunque, noi di Area di Meta piacciono un sacco. Allora, ricordiamo l'appuntamento per sabato alle 14:30. Il campionato ritornerà fra 2 settimane. Ne parleremo la settimana prossima. Per quest'oggi è tutto qui da Area di Meta. Qui da Giorgio Pagani alla regia, Francesco Cuzzolini, Claudio Cuzzolini e Filippo Battistella. Area